Ma guarda quanta roba! Mi meraviglio che possano ancora esserci cose da confiscare! Come faremo a trovare le bottiglie qui in mezzo? Usaccio sul veleno di Doxil. Eh sì, era quello che stavo per fare. Andiamocene da qui! Abbiamo della burro birra. Vuoi venire qui? Ce l'abbiamo fatta! E dato che Fred e George non sono in zona, non li potrà incolpare. Se non trafficassero in cose del genere, nessuno potrebbe incolparli a prescindere. Avanti, dai. Torniamo alla sala comune di Grifondoro. Vieni al... È stato divertente. Splendido! Le riporterò a Fred e George. Digli di stare più attenti. Non voglio che siano espulsi, ma certo non approvo quello che fanno. Non sarebbe l'espulsione la cosa peggiore, ma le strillettere che arriverebbero da mamma. Già. Ronald Wesley, come hai osato lasciare che i tuoi fratelli fossero espulsi dalla scuola? Ci vediamo all'incontro delle S. Ehi! Qui, vicino alla porta! Dovremmo tenere orecchie e occhi spalancati. Ci sono gargoyle dappertutto a Hogwarts, ma soltanto alcuni parlano. Ciao! Lasciamo perdere. Stai ancora cercando il gargoyle? Sei un gargoyle parlante? Toc, toc! Chi è? Io! Io chi? Io lo zio! Io lo zio! Ma i gargoyle sono tutti matti o cosa? No! Non andate via! Conosco un sacco di scherzi! Quanti ne mancano? 3 trovati, ne mancano 2. Ma dove saranno? Hai avuto altre udienze? Ma piantala! Ciao! Va bene? Parlanti per il compito del professor Roof.
Spero che voi tre abbiate completato la ricerca sui controincantesimi. Ricordate che l'esito dei gufo influenzerà la vostra vita per molti anni a venire. Sì, certo, professore. C'è soltanto un ultimo controincantesimo che voglio studiare, prima di consegnare il mio saggio. Vale anche per me. Conosco il libro giusto, Incantesimi avanzati. Ma non è in biblioteca, dobbiamo scoprire chi l'ha preso in prestito. Accidenti, è più difficile del previsto. Dai un'occhiata alla mappa per sapere chi manca. Per favore, concentratevi su una cosa alla volta. Quello che vi chiedo è un saggio sui controincantesimi. Faremmo meglio a cercare il libro di cui parlavi, Hermione. Dobbiamo ancora dire degli incontri al resto delle S. Saranno elencati sulla bacheca. Ci stiamo divertendo? Auguro una splendida giornata. Come stai? Continua a sorridere. Ciao! Ehi! Se devi sorgettarti nelle case con il professor Kittis. Perché mi hanno appeso qui? Due maghi torladita. Perché sono così cattivi? Wingardium Leviosa! Anche per il ministro è pazzo. I serpe verde sono così immaturi. A farsi mozzare la testa come si deve. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Ah,
Potter o la bocca della Granger. Lei è una vera maestrina. Ci vorrebbe... Se vuoi ripassare incantesimi, c'è qualcuno che sta leggendo un libro nella sala grande che potrebbe darti una mano. Ciao. Ciao. Accidenti, è più difficile del previsto. Dai un'occhiata alla mappa per sapere chi manca. Ok. Ciao. Ci vorrebbe una bella pulita. Conosci la parola d'ordine? Trova tre... Eleganza, etichetta e grazia. Questo è bello. Non uomo da finire.
Tutto ok, amico? Vuoi giocare a scacchi con me? Adesso! Perfetto, puoi tenere i bianchi! Thank you.
Scacco. Difficile, vero? Ma è per questo che amo gli scacchi magici. Vuoi riprovare? Ehi, duro d'orecchi! Sono qua su! Andiamo, sali su qualcosa! Wingardium Leviosa! Voglio parlarti! Ehi, sono vicino al camino! Ciao! Ciao! Mi stai ascoltando? Vieni quassù! Mi stai ascoltando? Andiamo! Sali su qualcosa! Voglio parlarti! Vieni quassù! Ce ne hai messo di tempo! Ascolta, ho trovato un boccino che avevi perso. Però adesso ho perso il mio in uno dei ritratti qui intorno. Se riuscirai a trovare il mio boccino, ti ridarò il tuo. D'accordo? Wingardium Leviosa! Dovremmo tenere orecchie e occhi spalancati. Ci sono gargoyle dappertutto a Hogwarts, ma soltanto alcuni. Hermione, hai notato che Cho Chang gira intorno a Harry? Eppure tifa per i Tornados. Deve essere un po' tocca.
Adoro questo mantello. Con questo arriverò ovunque. Sarebbe bello avere un mantello più grande. Scommetto che Neville andrà benissimo in erbologia ai Gufo. Puoi prestarmi il tuo saggio Storia della Magia? Mi sono addormentato durante l'ultima lezione. No, mi spiace. Sei Harry Potter, vero? Stai ancora cercando i gargoyle? Studenti, studenti! Non scordarti che dobbiamo trovare i gargoyle parlanti per il compito del professor Roof. Continua così, giovane Potter. Ti aspetta un'altra avventura. Come te la passi? Ciao. Hai sentito, Nick? Quasi senza testa. Per fortuna noi abbiamo il barone sanguinario. Nick è proprio patetico. Non è nemmeno riuscito a farsi mozzare la testa come si deve. Dovremmo tenere orecchie e occhi spalancati. Ci sono gargoyle dappertutto a Hogwarts, ma soltanto alcuni parlano. Stai ancora cercando i gargoyle? Non scordarti che dobbiamo trovare i gargoyle parlanti per il compito del professor Roof. Dovremmo tenere orecchie e occhi spalancati. Ci sono gargoyle dappertutto a Hogwarts, ma soltanto alcuni parlano. Vi stavamo cercando. Abbiamo trovato un posto dove tenere gli incontri delle esse. Spero che non stiate violando le regole della scuola. Non lo faremo mai, vero Fred? Non con così tanti prefetti in circolazione. Stavamo solo mettendo via degli oggetti in modo da non disturbare persone ipersensibili. Come la Umbridge e Gazza. Ci daresti una mano? Ci serve qualcuno che vada nella rimessa delle barche. Solleveremo le scatole per te e poi tu dovresti metterle nelle barche. Te ne saremmo davvero grati.
Ed ecco Harry Potter! Ha iniziato la gara, si sta arrampicando sulle scale. Devi sollevare la copertura di ogni barca. Metti le scatole all'interno e coprile. Rimetti a posto la copertura e... missione compiuta! Wingardium Leviosa! Fantastico! Ok, Harry, ora ti passeremo le scatole. Mettile nelle barche e via! Avanti, Harry. Dobbiamo nascondere queste cose da sguardi indiscreti. Ok. Bene. Sì! Sarà davvero divertente. Fatto! Così si fa! Wingardium Leviosa! Bene! Ci sei quasi, continua così! Non c'è problema! Sapevamo che non ci avresti deluso. Non c'è problema. Fantastico! Ok, ora copri le scatole con la tela incerata. Preparo! Fantastico! Forza, vieni giù! Credo che si sia meritato una ricompensa. Che ne dici di una piccola anteprima? Ehi, attento! Ron e Hermione potrebbero doverci mettere in punizione. Cosa c'è in queste scatole? Vuoi scoprirlo? Allora lancia Reducto Incendio contro quella scatola. Già, pensa alla cosa come a un aiuto per le nostre ricerche. Devi solo lanciare Reducto o Incendio? Contro la scatola. È stato fantastico! Sono felice che tu lo pensi. Grazie per averci aiutato nelle ricerche. Quali ricerche? Hai appena dimostrato che i fuochi d'artificio sono a prova di idiota. Faremo meglio ad andare. Ci vediamo all'incontro delle S. Settimo piano, stanza delle necessità. Bene. Ci saremo. Stai ancora cercando i gargoyle? Non scordarti che dobbiamo trovare i gargoyle parlanti per il compito del professor Roof. Thank you.
Dovremmo tenere orecchie e occhi spalancati. Ci sono gargoyle dappertutto a Hogwarts, ma soltanto alcuni parlano. Hai visto Potter a pozione? Devo spedire 30 lettere. Mi aiuti a trovare qualche gufo della scuola? Piton mi tiene d'occhio. Finirò nei guai se si accorge che mi sto facendo. Ciao! Ciao, Anna! Cosa stai facendo? Io devo pensare, ricordare. Oh, non finirò mai di studiare! Beh, noi possiamo aiutarti con una materia. Ci sarà il primo incontro di difesa contro le arti oscure. Incontro? Ma l'Ambridge ha vietato le associazioni. Ci vedrà! Non passerò i miei gufo! Sarò espulsa! Saremo tutti espulsi! Non preoccuparti, useremo un passaggio segreto per andare all'incontro. Davvero? Dove si trova? Te lo diremo più tardi. Andiamo, Harry. Beh, ora dobbiamo trovare un passaggio segreto per il settimo piano. O Anna non verrà. Deve essercene uno sulla scalinata principale. Andiamo. Ti aspetto un'altra avventura? Non ne ho saputo niente per tutta l'estate. I miei genitori sono papà. Abbiamo trovato molti membri delle S. Vediamo chi manca. Faremmo meglio a esaminare i ritratti in cerca del passaggio segreto. Dove vai di bello? C'è un passaggio segreto qui. Calma, ragazzo. Chi sei? Harry Potter. Sei coraggioso. Ma solo chi indossa i colori di Tasso Rosso o chi conosce la parola d'ordine può entrare. Tasso Rosso? Giusto. Ci vorrebbe un... Come sono stanca oggi. Costolette e sugo. Mi immergo nel sugo. Conosci la parola d'ordine? Trova tre volti, come ti ho detto, o gira al largo dal mio quadretto. In un mondo di confusione e di sgomento, solo io... Sei una maledizione! Con tutto quello che hai trovato, mi fa terribilmente male il braccio! Studenti, studenti, studenti! Accidenti, è più difficile del previsto!
incendiato e sicuro. Un ottimo giorno per imparare. Ciao, fai la guardia a questo passaggio segreto, vero? Perbacco, una mente curiosa. Hai indovinato. Faccio la sentinella a questo passaggio, ma lascio passare solo chi si dimostra perspicace. Intendi in una prova? Esatto. Voglio che tu mi accompagni nella mia ricerca della conoscenza. Devi trovare uno studente del primo anno di Corvo Nero e scoprire da dove viene Priscilla Corvo Nero. Una prova semplice, ma istruttiva. Quali sono le prove a cui devo sottopormi? Sono ligio al mio dovere. Solo quando dimostrerai la tua attitudine all'apprendimento potrai passare. Devi scoprire da dove viene Priscilla Corvo Nero. Qualsiasi corvo nero del primo anno ben informato potrà dirtelo. La prossima volta voglio andare a Hogsmeade. Tu vieni? Ehi, sai da dove viene Priscilla Corvo Nero? Certamente. Priscilla Corvo Nero viene dalla scogliera. Bene, grazie. Priscilla Corvo Nero viene dalla scogliera. Eccellente! La mia fede nella casa di Corvo Nero è rimasta intatta. La tua bravura merita una E per eccezionale. Puoi passare. La prossima volta, di soltanto successo nello studio. Un ottimo giorno per imparare. Successo nello studio. Una mente sana è una mente curiosa. Giorno di scuola. Successo nello studio. Puoi passare, signor Potter. Aria fritta. Abbiamo trovato molti membri del... Faremmo meglio a esaminare i ritratti in cerca del pass... Un'altra avventura? Riguardo alla parola d'ordine... Devi trovarla, signor Potter. Senti che puzza di mezzo sangue. Come te la passi? Va bene. Come stai? Hai visto Potter a pozioni? Ha avuto un altro zero! Non è nemmeno riuscito a farsi mozzare la testa come si deve. Sei proprio divertente. Ho un nuovo telescopio. Ti va di andare a fare compiti di astronomia? Non posso. Beaton mi ha messo in punizione. Ehi! Salve! Puoi dirmi la parola d'ordine per il ritratto di Giffard Abbott? Mi ha detto che dovevo aiutare uno studente di Tasso Rosso. Beh, ho sentito che hai aiutato Cedric durante il torneo Tre Maghi. La parola d'ordine è Uovo di Drago. Grazie. Non riesco a credere che Potter mostri ancora la sua faccia qui in giro. Uovo di Drago,
ho saputo che hai aiutato un membro della fiera casa di Tasso Rosso. Meriti una ricompensa, signor Potter. Continua così, giovane Potter. Uovo di drago! Passa, amico dei Tasso Rosso. Uovo di drago! Che il coraggio ti accompagni. Ti aspetta un'altra avventura? Studenti, studenti, studenti. Sei pronto a insegnarci qualcosa? Quando ci insegnerai qualcosa di utile? Beh, Harry potrebbe insegnarci come fare a chiuderti la bocca. Sarebbe utile. Stai calmo, Ron. Ho io l'incantesimo giusto per Zacarias. Sono certa che Zacarias sarà felice di aiutarti e mostrare l'incantesimo agli altri. Sì, ecco qui. Rictus Sempra. Devi scegliere il bersaglio e poi fare così con la bacchetta. Rictus Sempra! Bene. Zacarias, non muoverti, così farò vedere a tutti come fare. Ah! Ehi! Continua così. Ben fatto, eh! Splendido! Siete tutti molto bravi! Ehi! Io non ho ancora provato a lanciare l'incantesimo! Ah, scusa, Zacarias. Ora purtroppo non c'è più tempo per provarlo. Sarà per la prossima volta. È stata davvero una bella lezione, Harry. Ehi, Harry! Ehi, Harry! Ciao, Harry! Non vedo l'ora che inizi la lezione. Faremo qualcosa di esaltante? Scommetto di sì. Sì. Faremo saltare in aria qualcosa o trasformeremo qualcuno in un furetto. Qual era quell'incantesimo che ti bloccava impedendoti di muoverti? Petrificus Totalus! Ok. Si tratta di un incantesimo semplice, ma molto utile. Per paralizzare un avversario devi puntare la bacchetta contro di lui e muoverla come faccio io. Petrificus Totalus! Petrificus Totalus! Wow! Harry, sei l'insegnante migliore che esista! Grazie, ora insegniamolo agli altri. Possiamo fare qualcosa di tosto, Harry. Vediamo cosa mi viene in mente. Forza, Harry. Conosci di sicuro qualcosa di interessante da insegnarci. Credo di avere in mente l'incantesimo. Che ne dici di questo, Harry? Reducto.
Non l'hai usato durante il torneo Tre Maghi. Dice che devi prendere la mira, ruotare la bacchetta così e dire Reducto. Reducto! Reducto! Guardami, Jimmy! Splendido! Bel lavoro, Ginny! Per chi è cresciuto con Fred e George, distruggere le cose viene naturale. Bene, vediamo se c'è qualcun altro bravo come Ginny. Grazie per avercelo insegnato, Harry. La stanza che abbiamo trovato contiene molte altre cose da vedere, Harry. Ti sei dato da fare? Conosci la parola d'ordine di Percival Pratt? È ancora fissato con gli indovinelli. Non lo so. Prova a chiederlo al professor Basil Fronsack.